Oggi al Giornale di Caserta avremo l'onore di intervistare il signor Giove, che ha ricevuto la medaglia d'onore come ex ministro. Buongiorno e benvenuto signor Giove, mi chiamo Isabella e sono una studentessa delle distrettali. Prego, anche qui. Vorrei fare alcune domande riguardo alla sua esperienza deportato durante la Seconda Guerra Mondiale. Posso parlare? Sì. Certo, volevo chiederle quando ha ricevuto la sua prima medaglia d'onore al valore militare. Quindi devo dire quando è che fui deportato. Io a settembre del 43, l'Italia si è arresa agli anglo-americani e naturalmente noi stavamo tornando, tornavo a casa. Però poiché in Italia c'era formato un nuovo governo a nord dell'Italia, quindi i tedeschi avevano paura che noi combattavamo contro di loro, ci deportarono, e così ci deportarono in Germania come prigionieri, fui deportato come prigioniero di guerra, devo andare là, così come prigioniero di guerra. E sono state. E ci deportarono. Quanti anni sono stati? E sono stato 2 anni prigioniere a Monaco di Baviera, Monaco. I primi 6 mesi fummo considerati prigionieri di guerra, i primi 6 mesi. Poi il resto dei 2 anni invece internati civili, ci considerarono internati civili. Quindi eravamo non più prigionieri di guerra, quindi andavamo a lavorare con i soldati appresso che ci guardavano e va. Quando ha ricevuto la sua prima medaglia d'onore? Quando sono rientrato dalla prigionia. Quando sono entrato da prigione, un bel giorno arrivarono i carabinieri a casa, io abitavo a Torre del Greco. Arrivarono i carabinieri e mi cercavano. Mia madre, mia moglie, dice tu ma che sono venuti i carabinieri, ma che vogliono da te? Ma hai fatto qualche investimento con la madre? No, io non ci faccio più investimento. E che vogliono? Cioè devi andare dal maresciallo, andai dal maresciallo, appena entrai in maresciallo. Cioè, è arrivato a Giove, il maresciallo si alzò per la scrivania e mi salutò e mi diede la mano. Cioè, chi è caricato? Cioè, ho avuto il piacere di conferirvi la medaglia a valore civile militare per il vostro comportamento in prigionia, perché io non mi sono arreso, perché in Germania si poteva, loro fecero ci chiese se volevamo andare a combattere con loro. Io detto no, voi mi portate qua, mi avete deportato. No, ma poco nessuno portarono dall'altro lato. Noi rimanemmo così e io rimasi come internato, considerandomi internato civile. Lavoravo allo stesso posto, però ero libero. Uscivo per conto mio, non avevo nessuna guardia. E dormivo in un palazzo. Era una scuola elementare di Monaco di Baviera e là dormivamo tutti gli italiani, internati. Eccola là, è la ragazza. No, scusa, mia, più bella. Scusa, la città più bella, una ragazza. La ragazza è sempre una ragazza. Anche voi ci fate i complimenti, è una bella guagliuta. Come amica, come quei colleghi, non so come dire. Va bene, fermiamoci qua. Durante la prigionia riceveva bacche della Croce Rossa? No, non abbiamo mai avuto bacche della Croce Rossa, perché noi, di fatto era che la mamma, tutti i prigionieri avevano dei bacche della Croce Rossa, quei bacchi, che c'erano molta roba importante. E no, noi non lo abbiamo avuto. E dopo ho saputo perché,
perché non abbiamo avuto questi pacchi, no? Questo pacco della Croce Rossa Internazionale, perché c'è un accordo, perché in Italia noi da prigionieri poi così, se rimanevamo prigionieri di guerra, loro forse ci avevamo due internati civili con l'accordo che fecero gli italiani con i tedeschi. E allora ci diamo la libertà, però devi lavorare per noi, allora perciò il pacco non arrivò. Io non ho dovuto regalare un pacco, posso anche parlare di questo pacco, come fu. Durante la prigionia, questo non te lo dico, durante la prigionia capitai, mi ammalai. C'è un forte bruciore di stomaco e questo non era amore, ma era Augsburg, in una fabbrica dove c'erano i motori per i sottomarini tedeschi, no? E stato da pochi giorni e allora un bel giorno portarono del riso a tavola, riso, la prima volta che ho mangiato un piatto di minestra, piatto, e c'era anche della salsa, io un cucchiaio, due cucchiai. E gli amici dicevano, tu fate vedere tutta la salsa, ti chiedo la picchia tu, che a me mi piace la salsa. Poi mi scai tutto e cominci a mangiare. Questa era marmellata, non era salsa di pomodoro, marmellata. Però una marmellata chissà di che cosa, di che frutta, ma era pure della frutta persa, secondo me. Mi venne questo forte bruciore, un mal di stomaco, marca i vicini perché io la facevo. Ho fatto il tornitore per un paio di giorni, sono lavorato vicino a un torno, non è che sono tornitore, ma è tutta una macchina. E allora praticamente andai in ospedale, la dottoressa, il termometro, niente febbre, ma adesso come si dice, ma non sento più niente, ormai dopo tre giorni mi è passato questo qua. Penso che sia stato quello, dice vabbè, allora devi andare, ritornare al lavoro. Ma prima di tornare nuovamente a quel lavoro, andai in un altro, non so come si può dire, in un altro ospedale dove si riposa, dopo l'ospedale, un posto dove si riposa e poi si va a lavorare. E lì capitai, vicino a tre ammalati, era un soldato inglese che parlava molto bene italiano, e un negro, e dopo venivo io. E allora io disse a questo ufficiale, a questo soldato inglese, ma quel negro chi è? Dice, quello pure lui è stato pigliato prigioniero in Germania, deportato e stava là. Allora mi dissero, sta per morire, poverino, ancora qualche giorno muore. Però questo sotto il tettino, tenevo il pacco della Croce Rossa che dava una prigioniera. E allora io disse all'inglese, ma questo pacco ma chi se lo prende? E dice, chi si trova? Stava non so che gente, tedesco, no? Stavo qui, certo perché non te lo prendi tu? Perché te lo do? Io qua, tutto letto, io comincio, se mi ho letto, e che c'era un attimo? Marmellate, caffè, sigaretta americana, zucchero, ma c'è il ben di Dio, cacao, cioccolato. Io da questa roba, no? Quando poi sono uscito, perché dovevo andare a lavorare, uscito da quel posto, pronto per andare a lavorare, andare in un altro posto, che poi ti dirò. E allora quella roba io l'ho barattata con i tedeschi, con altri piccioni, in cambio di pane, patate, e poi stai una settimana mangiando di più. E andai pochi giorni in un altro posto per dormire, in attesa di andare a lavorare, e capitai in mezzo a dei tartari o mongoli, gente con gli occhi così, maronna mia, un altro, certo, mamma mia, avevo paura, certo, e questo ma che mi fanno fare? E mi bisogna dire anche loro, poverini. Però fecero una cosa bellissima questi qua. Certo, pochi giorni poi, perché c'era un tedesco che li guardava questi qua. Quindi, questi mongoli o tartari, cioè, praticamente erano. Erano russi, un prigioniero. Fra pochi giorni andai a lavorare e allora ognuno di questi mi diede una patata, cartofello. I russi chiamavano cartoscia, una cartoscia, un cartoscia.
e mi fece un sacchetto pieno di patate quando ben andato. E gli detto, ma ci viaggio, treno, tutto un treno, non cercavo di capire il treno, per lavorare chissà dove, e questo dice, era per mangiare, dove andava. E mi fece il patate. E allora fra me dice, allora è vero quel detto napoletano, dice, che diciamo sì, che le persone non si vede dal viso, dalla faccia, dalle azioni. Vabbè, comunque non è questo, c'è il modo di dire secondo qual è. E fini qua la cosa, e andai a lavorare poi, a Monaco di Baviera. Via. Buongiorno signor Giove, come ciao, va? Bene, tutto bene, grazie. Dimmi. Vorrei sapere una cosa, lei quando è scappato dalla prigionia? Un mesetto prima che finisse la guerra, più o meno, e scappai col treno, e quindi arrivai in Italia. Se fui fortunato perché quando arrivai in Italia, dopo pochi giorni finì la guerra, arrivarono gli americani pure a Roverete, nel nord Italia, e finì la guerra, e poi io proseguì il viaggio per Napoli, mi feci accompagnare dagli alleati, gli americani. Gli americani mi accompagnarono fino a Roma con i loro camion militare, mi accompagnarono fino a Roma e poi il resto con altri mezzi arrivai a Napoli, qui sono napoletano. Ok? Ok. Sempre Forza Napoli. Forza Napoli. Comunque. Napoli sta prima in classifica. Bene. Certo. Ok, la salutiamo, grazie signor Giove. È stato un piacere. Approfitti, studia bene, cerca di fare carriera, tu fai carriera, tu sei un bel ragazzo, puoi diventare anche un artista. Certo, un vero giornalista. Puoi fare il teatro. Ti piacciono le canzoni napoletane? Certo. Bene, bravo. Ma ti vedo stasera, comunque io farò carriera, bene, e spero di diventare un grande giornalista. Ok, okay. La salutiamo, è tutto veloce. Ciao, Pedro. Grazie al signor Giove. Ciao, Pedro, ciao, grazie, ciao. Ma che foto si può fare con questi ragazzi? Io la facciamo adesso? Vivi! Ma che sei? Dove sta? E dimmelo! Antonio, vuole vivere fino a 120 anni! Ah, ah, ah! Ma io lo domando a lui, tu quando... me lo dici a me, grazie! Grazie! E che mi ha fatto? Un po' di confusione. Io non sento bene, c'ho prima la storia, prima che tu mi hai sentito. Alessandro, vieni. Io ti ho preso una cosa. Prima di proprio lui.